Buongiorno, siamo dei ragazzi all'ITIS che stanno lavorando ad un progetto di PCTU riguardanti diversi Erasmus svolti quest'anno scolastico. Ci piacerebbe porre alcune domande sull'esperienza svolta. Le farebbe piacere? Sì, grazie, molto volentieri. Perché ha scelto di fare questa esperienza di Erasmus? L'ho scelta perché ritengo fondamentale l'internazionalizzazione della scuola e degli studenti. Secondo me è molto importante che i ragazzi della vostra età imparino ad uscire dalla propria zona di comfort e a mettersi in gioco di fronte ad esperienze nuove per guadagnare autonomia e capacità di risolvere i problemi. Che aspettative aveva da questo viaggio? Queste aspettative sono state rispettate? Vi dico subito che sì, sono state rispettate ampiamente. Mi aspettavo appunto di conoscere persone nuove di nazionalità diversa dalla nostra. Abbiamo potuto incontrare non solo nel nostro Erasmus a Lisbona degli studenti portoghesi e degli insegnanti portoghesi, ma anche un gruppo di finlandesi. E quindi il fatto di poter dialogare con loro, conoscere dei sistemi scolastici diversi dal nostro, mi hanno fatto molto piacere e a mio parere è veramente stata un'esperienza che ha saputo soddisfare tutte le aspettative iniziali. Qual è stata la sua prima impressione del paese nella quale ha soggiornato? È stata un'impressione molto positiva e dal momento che abbiamo avuto la fortuna di avere il sole per l'intera settimana, l'impressione avuta di Lisbona è stata di una città colorata ed accogliente. Ci sono state difficoltà nella gestione del viaggio e degli studenti che hanno scelto questa attività? Fortunatamente non abbiamo riscontrato nessuna difficoltà particolare, ma sono sicura che qualora anche l'avessimo incontrata, i nostri studenti avrebbero avuto la capacità, in collaborazione con noi insegnanti, per risolvere qualsiasi problema. Quale delle attività proposte durante l'esperienza le è sembrata più formativa nel percorso degli studenti? Credo che l'esperienza più formativa per gli studenti sia stato l'incontro con persone, ragazzi di un'età, similare alla loro, avevano tutti circa 17-18 anni, ma provenienti da culture diverse, appunto quella finlandese e quella portoghese, e non c'è stato uno scontro, bensì un dialogo fra le culture. Credo che questa sia l'esperienza formativa più importante di ogni esperienza Erasmus.